Ora riprendiamo dallo studio perché chi è che guarda la nostra trasmissione anche in Marco. streaming ha visto che la nostra sala si è riempita di colori per la presenza della zia Caterina, viene chiamata, e Caterina Bellandi che viene da Firenze, più nota appunto come zia Caterina e come Tax Milano 25. Da lei vorremmo conoscere un pochettino questa sua nuova versione. Com'è che sei diventata? Ti do del tu, Caterina, Certo. proprio perché so che tu riempi con un sorriso, riesci a cambiare certe volte la vita di certe persone. Ecco, com'è che è iniziata questa tua avventura? Le cose si devono vivere. Quando vivi qualcosa impari a sperimentarlo su te stesso e poi, avendo un attimo di desiderio di sopravvivere, chiedi aiuto agli altri. Il modo per chiedere aiuto è condividere. L'unico modo per poter imparare e poi continuare a vivere in mezzo agli altri è condividere con passione, con compassione. Bene, tu sei arrivata a Cefalù proprio in un momento anche addirittura vorrei dire triste, perché sappiamo che ieri è scomparsa la signora, la moglie di Salvo Gugliuzza, la mamma di Antonella. Insomma, so che tu sei stata molto vicina alla figlia di Antonella. Insomma, una giornata particolarmente triste per te, perché so che tu sei molto vicina a loro, ma anche per noi che conosciamo questa famiglia sfortunata, vorrei dire. Ecco, come vi siete unite? Insomma, avete avuto questo contatto tu con Antonella e la piccola? Ho conosciuto Antonella a Firenze dove è venuta per curare la figlia, dove io chiamo Eleonora Eli Cocò, perché i ragazzi io li chiamo con un nome da supereroi, cioè questi bambini, questi giovani, questi adolescenti che appartengono all'universo e non solo alle famiglie che si trovano nella condizione di doverli ospitare nelle proprie vite, perché sono doni, io credo Sì. sia un dono. Ho conosciuto Eleonora a Firenze. Si è trasformata attraverso il suo dolore in un supereroe. Io portavo una piccola gallina, spesso porto i maialini, dei giocattoli. Lei è voluta farsi rappresentare attraverso questo giocattolo. Quindi è disegnata come tanti altri ragazzi sul taxi, come una gallinella. E quindi ho conosciuto Eleonora. Abbiamo cominciato a giocare attraverso quello che era un disastro, che era un sarcoma di Ewing, un sarcoma dei più terribili nei ragazzi e nei giovani. Mi sono avvicinata a loro con la scusa di portarli a fare una giratina in taxi. Eleonora è ospite di una casa famiglia a Firenze della Caritas dove io frequento altri bambini. È stato un fulmine a ciel sereno quello che ha unito me e Antonella. Antonella ha cominciato a chiamarmi sua sorella. È una donna molto aperta, molto gioviale, una donna molto forte, una donna che nonostante la solitudine, perché spesso ha dovuto affrontare lunghi periodi da sola, il marito non poteva esserle vicino a causa del proprio lavoro, mi ha dimostrato amicizia e affetto. E durante la sua operazione, l'operazione di Eleonora, un'operazione fatta solamente 7 volte nel mondo, è stato praticamente sostituito il femore malato, cioè colpito dal sarcoma di Ewing, con un perone sano dall'altra gamba, per cui la bambina all'età di 5 anni e mezzo ha subito una delle operazioni più assurde e incredibili. È Complicate. stato tolto una Sì. parte dell'osso buono dal perone e fatto femorizzato praticamente, cioè con un'operazione di microchirurgia incredibile, riattaccate addirittura tutte la vascolarizzazione per riuscire a far crescere quest'osso nel corpo nuovo di Eleonora. Questa per noi è una rinascita e quindi è una rinascita da supereroe. Eleonora, per tutti voi, Eleonora, per me è Eli Cocò. Enrico Co. Eli Senti, Cocò. il tuo abbigliamento e anche il tuo modo di fare ricorda molto, perché so che sei andata a trovare il medico Patch Adams, che ha fatto il film, Con l'attore Robin Williams, Robin sì. Williams, esatto. Ecco, sei andata addirittura a trovarlo, a È venuto, questo punto. lui gira il mondo per raccontare che l'amore è un ponte verso l'altro e che solo l'amore guarisce. Detto da un tassista non è credibile, detto da un medico è pensabile e l'ha dimostrato negli anni. L'amore è prendersi cura, non è la soluzione, è semplicemente un quotidiano. Lui dimostra che anche facendo clown terapia si può portare se stessi all'altro. Per cui lui era a Firenze in un congresso molto importante e io chiesi in ogni modo di fare da autista, perché un medico mi disse, io faccio il servizio regolare così conciata, tra Sì. virgolette, per cui mi capitano persone normalissime. Un giorno questo medico mi disse, sa che chi viene a Firenze viene Patch Adams, lei sarebbe il suo taxi adatto. Io che avevo visto il film come tanti, mi
preparai per poter riuscire a portarlo. Il denaro è un mezzo. Io dissi all'università che lo ospitava: sarei onorata di portarlo gratuitamente per una settimana ovunque vuole andare. Mi è stato concesso questo privilegio di essere autista gratuito di Patch Adams. Cioè, ti sale qualcosa del genere, tu ringrazi il cielo. Certo. Chi di averlo incontrato, dove lui poggiava, ogni suo respiro ha dato a me tanto. Tant'è che alla fine di quella settimana famosa lui mi disse: perché non vieni con me in Russia? Io vado a fare clown terapia in Russia e Addirittura. vieni con me. E lui mi disse: mettiti un abito da clown. Io a quei tempi non avevo il mantello e non ho mai pensato di essere un clown perché quel naso rosso mi infastidisce. Eh sì, non è adatto alle principesse. Allora gli dissi: io vengo, ma vengo a modo mio. Il mio abito da clown è il taxi. E lui mi vietò assolutamente di attraversare l'Europa con il taxi. Quando qualcosa mi vieta di fare le cose, io divento folle. Ho attraversato l'Europa in taxi, sono arrivata a Mosca da Patch Adams con il mio taxi, che era il mio abito, era il mio naso rosso, era il mio scudo magico. E avevo un mantello per il freddo, mi ero vestita un po' come Mary Poppins perché non mi sentivo come clown. E si arrabbiò molto. Patch si è arrabbiato, ma si arrabbia sempre quando mi incontra perché io non eseguo ordini. Ascolto solo il cuore. L'ho rincontrato e lo rincontro. Abbiamo fatto tante cose belle, anche quest'estate con Patch. Però sono un po' ribelle, non sono esattamente quello che forse lui avrebbe desiderato, ma tutti i nostri figli non sono esattamente quello che avremmo desiderato. Antonella non voleva certo una figlia malata e non Certo. avrebbe voluto la perdita della mamma ieri. Se noi però ci mettiamo in ascolto e veramente arriviamo al servizio di un grande disegno, che tu lo voglia chiamare Buddha, Allah, Maometto o Gesù Cristo, chiamalo come vuoi, ma mettiti al mettiti al il servizio di un disegno, allora veramente vivrai. E sconfiggerai la paura di non esistere, ma esisterai per sempre. Io ci credo a queste cose, eh? Cioè, proprio sono così convinta che le ripeto, quasi a memoria. Insomma, parole veramente toccanti. È stato come dire, un segmento della nostra trasmissione che penso i nostri ascoltatori avranno capito che si tratta di una persona eccezionale. Scusami se te lo dico No. così. Sei semplice ma eccezionale per quello che fai, cose che tu pensi e che noi magari ecco, che facciamo la vita normale, magari non le facciamo. Ecco, tu cammini con un taxi tutto colorato, sei abbigliata in questa maniera che sembri un clown, però fai un servizio per delle persone che hanno veramente bisogno. Sono loro che lo fanno per noi, perché in effetti Antonella ieri, facendomi vivere la morte della sua mamma, ha anticipato quella che sarà la mia tragedia, quando anch'io dovrò lasciare la mamma. Stamattina ho chiamato ora davanti a loro per dire: Sì. mamma, tu non morirai. Per farle capire che comunque io sono pronta all'evento, dovesse mai succedere. Mamma ha 78 anni, ma la mia mamma è immortale, gliel'ho sempre detto. È con mio fratello, si prende cura di lei. E io un po' mi vergogno perché so che il tempo non passato Certo. con lei è tempo che io comunque perdo, però io so che la mia mamma mi perdona perché ho da fare altre cose, sono con le altre mamme, sono a fare questo servizio altrove e ritengo che sia tanto importante essere al servizio perché sai dove devi essere. E Antonella aveva insistito tanto perché venissi qua. Per l'appunto arrivo in un momento così disastroso. Forse c'è un disegno più grande, forse era il mio piccolo, il pezzettino di un puzzle grande doveva essere lì. Io non me lo domando più. Oggi Bene, forse Antonella che ha avuto questa disgrazia, però ha avuto forse la fortuna di avere accanto una persona come te che tu l'hai potuta, diciamo, in un certo senso consolare in una maniera precisa come sai fare ci tu. siamo messi nel lettone stamattina con il suo figlio. Ancora Eleonora non è informata, ha 6 anni, poi non era semplice, per ora non è informata della cosa, mentre invece Antonio, il più grande, è addolorato, è una persona molto sensibile, bellino, Antonio mi piace tanto. Conosco. Allora gli ho detto: Antonio, vieni nel lettone. E siamo stati io, la mamma e Antonio a parlare un po' di amore, di morte, di verità. Ed è stato molto bello, ho fatto giurare a Antonio che la sua vita sarà straordinaria proprio in nome di questo dolore che lui oggi accoglie. Lo accoglie come parte di guarigione della sorella, come parte di guarigione della propria vita. Se tu accogli il dolore come cammino, davvero poi la vita sarà più preziosa. Bene, non so se ci hai fatto emozionare un po' tutti, però, Bene, Caterina. bene, ero qui per questo. Bene, voglio. Ero qui Bene. per Ce ne questo, per parla cosa poi. sono venuta? Per Bene, e dargli una allora, goccia d'amore. Adriano, dalla regia, penso che possiamo chiudere qui e completare questo incontro con Caterina. Rimetterei di nuovo la sigla mentre salutiamo Caterina, la ringraziamo, le facciamo tantissimi auguri per questo suo venuto incontro a Cefalù. Grazie tante e tanti auguri allora, Caterina. Ve lo lascio questo libro. Questo racconta un pochino la storia dei supereroi. Si diventa tutti dei supereroi attraverso il dolore. Grazie, molto gentile, lo leggeremo sicuramente. Grazie, Bene, grazie. in bocca al lupo per il tuo giro e sicuramente non passerai inosservata per Cefalù. No, troppo. Via con la musica, Adriano.